La mostra nel cuore del centro storico di Crotone, presso la Sala Margherita, sarà aperta fino al 10 luglio, con le attività del gruppo archeologico Crotoniate, iniziate a febbraio, dove sono messi a confronto i vicoli del centro storico del 1973 con i stessi luoghi fotografati nel 2021, con gli scatti di crotografia. Il centro storico in questi 40 anni non è andato a migliorare. Non si è visto uno sviluppo, non si è visto una valorizzazione che potesse ridare dignità al nostro polo identitario, ma è stato un sommarsi di tante di quelle, possiamo dire, tanti di quei drammi, di cose che non dovevano essere fatte, ma che purtroppo sono state fatte. Quindi parlo degli scempi architettonici, parlo degli abusi edilizi e tanto altro. Quindi, attraverso questa mostra noi, il gruppo archeologico, vogliamo in qualche modo scuotere le coscienze affinché si possa ridare dignità a quello che dovrebbe essere il nostro fiore all'occhiello, perché è il nostro centro storico che dà a noi l'essenza di quello che siamo. Eppure molte città hanno fatto la loro fortuna rigenerando i centri storici. Noi perché non possiamo? Bellissima domanda. Purtroppo noi che abbiamo uno dei centri storici che per cultura, per storia e per tante dinamiche dovrebbe essere al centro della valorizzazione in ambito calabrese, perché noi il nostro centro storico, non scordiamoci che è l'agorà dell'antica Croton. Quando la città si è ridimensionata durante l'evolversi il corso della storia, l'agorà è diventata poi il centro nevralgico dell'antica Croton, per poi trasformarsi nella Croton romana. Purtroppo non si sa, ci sarebbe da parlare forse per 2 o 3 ore a chi addossare le colpe, chi ha fatto omissioni, però rimarremmo sempre senza una risposta esaustiva. 40 anni di differenza tra le due foto, vedendo Crotone com'era e com'è, pensando anche a come sarà o perché non è stata. Allora, le foto illustrano un centro storico che più o meno è rimasto sempre lo stesso, insomma, dal 1973 ad oggi. Quindi ci sono le foto del 73, bianco e nero, e quelle scattate recentemente. Però, diciamo, non ci sono diversità rilevanti, insomma, tranne magari qualche stabile che prima era messo meglio, adesso è messo peggio, oppure l'inverso, prima era messo meglio, adesso è messo meglio, insomma. Quindi, perché sono stati fatti degli interventi nel centro storico nel corso dei decenni passati, degli interventi sia a livello di edifici che a livello di strade, insomma. Era la Crotone vecchia e non le si dava l'importanza dovuta, e oggi vi sono le foto in bianco e nero scattate dal GAC all'epoca, riproposte dai fotografi dell'associazione culturale. La mostra Crotone negli scatti d'ieri e di oggi nasce da un'idea del GAC, al quale Crotografia vi ha subito aderito. In realtà le foto del 1973 furono esposte nello stesso anno, sempre in un'iniziativa patrocinata dal comune, con una manifestazione culturale esterna. Siamo circa una quarantina di soci. La nostra è un'associazione culturale, quindi cosa cerchiamo è di promuovere cultura attraverso la fotografia, che non è così semplice, ma è anche molto bello e molto sfidante in un territorio che offre molto e che merita molto. E la fotografia alla fine è comunicazione, quindi ecco, cerchiamo di comunicare cultura. Ci può raccontare l'iter di queste foto che ritraggono ciò che era stato fotografato invece tanti anni fa, 40 anni fa? Nasce da un'idea, un progetto del gruppo del GAC, al quale abbiamo aderito, perché loro avevano questo progetto fatto 40 anni fa e ci hanno chiesto di aiutarli a riproporre le stesse fotografie di 40 anni fa in veste moderna. Che cosa è cambiato da 40 anni fa ad oggi? E devo dire che il gruppo ha sposato molto bene questa cosa. Ogni fotografia di quelle che abbiamo pubblicato, che abbiamo in mostra qui, sono di una persona diversa, di un socio diverso. Quindi almeno 20 persone hanno partecipato a fare questa mostra di noi, il che per noi è
un gran risultato. E concludo dicendo, ma chi è il buon fotografo? Il buon fotografo è... è quello che riesce a trasmettere qualcosa. Si può fotografare anche con un culacchio di bottiglia, come diciamo noi, però l'importante è riuscire a trasmettere qualcosa. In questo caso la cosa più importante che c'è da trasmettere è che il tutto ruota attraverso la cultura che è la biblioteca, e questo progetto ci ha dato la possibilità, grazie al comune, grazie a tutti quelli che hanno sposato questa idea, di rivalorizzare qualcosa che invece era un po' assopita. E se la biblioteca cominciasse a diventare veramente un cuore pulsante della cultura crotonese, sarebbe una grande, grande cosa. Crotone è una città bellissima. Però non lo diciamo noi crotonesi, spesso capita che chi viene da fuori dice: ma è bella questa città, ecco, dobbiamo imparare ad amarla. E venire a questa mostra, vedere questi scatti di ieri e di oggi, ci fa intanto rendere conto di quella che è la nostra storia, e ci fa vedere il presente con occhio diverso. È bella questa città ed è piena di storia, carica di storia. Cosa si deve fare per riqualificare questo centro urbano? Questo centro storico? La prima cosa, secondo me, è che ogni cittadino se lo deve prendere in carico, e questo è valido non solo per il centro storico ma per ogni angolo della città. Ogni cittadino si deve sentire responsabile della cura della città, come se fosse casa propria. E spesso l'incuria, demandare la cura della città soltanto a chi deve fare la pulizia, chi deve vigilare. Ognuno di noi si deve sentire vigilante per la cura della nostra città. Quindi veramente evitiamo di lasciare in giro spazzatura, di lasciare in giro lattine, di lasciare in giro bottiglie. Abbiamo cura di questa città perché è casa nostra. Quindi questa è la prima cosa. Poi viene anche la cura del verde, poi viene la cura della pulizia del pubblico, poi viene tutto il resto. Ma se non si parte dalla presa di coscienza di ogni cittadino, ogni singolo cittadino, non abbiamo possibilità di crescita. Ecco, io questo è veramente un appello che mi sento di fare. Avere cura degli spazi verdi, delle aiuole, avere cura di come gli animali vanno in giro per le strade, insomma è cura di ognuno di noi.